Le vaccinazioni, quelle che abbiamo realizzato fino ad oggi, sono andate bene. Questa è una sperimentazione che abbiamo già fatto alcune settimane fa, è un modello che vorremmo replicare su tutto il resto del territorio regionale nel momento in cui potremo iniziare le vaccinazioni di massa. Speriamo sempre che arrivino i vaccini. Si sta entrando un po' nel merito, nella parte più concreta del piano vaccinale, quello più ampio, quello rivolto a un numero importante di cittadini. Quindi è chiaro che bisogna stringere i bulloni, bisogna chiarire i comportamenti che ciascuno dei facenti parte del sistema sanitario dovranno tenere, bisognerà chiarire i dubbi, se ci sono dubbi, bisognerà fare in modo che appena arrivino i vaccini si possa partire con questa vaccinazione. Io sono sempre dell'opinione che si debba trovare un equilibrio tra la possibilità di avere un minimo di libertà, ma il rispetto di quelle regole che sono fondamentali. Lo dico dal primo giorno in cui è partito questo maledetto virus, bisogna cercare di rispettare il distanziamento, evitare gli assembramenti, lavare spesso le mani. Sembrano delle banalità, ma sono la ragione per la quale si riesce a contenere la diffusione del virus. Quindi l'invito è ai nostri cittadini, che hanno fatto tanti sacrifici, adesso iniziamo a vedere un po' di maggiore libertà, non buttiamola via con dei comportamenti inappropriati, continuiamo a rispettare queste regole di fondo.